Tanto tempo fa, una ragazzina e la sua mamma andarono a raccogliere bacche per il padre che lavorava. Tuttavia, la foresta le accolse con un silenzio freddo e buio e cespugli spogli. Determinata a trovare delle bacche, la piccola peste sfuggì al controllo della madre e sparì inghiottita dagli alberi. Le grida preoccupate della madre svanivano mentre la figlia avanzava tra rami e arrampicanti fino al cuore della foresta. Avvertendo sguardi misteriosi, ricordò i mostri spaventosi delle favole e la sua gola diventò secca. Apparve allora il gran pipistro, la salutò con calore mordendosi un'ala. «Vieni, bambina, placa la tua sete», le disse. Lei beve il suo sangue denso e scuro e sorrise con gioia. Mentre attraversava un cimitero, minacciose nuvole coprirono il cielo e l'aria si raggelò. La bambina tremò nei vestiti leggeri. Apparve allora l'oscuro tessitore che, schioccando le dita, confezionò un bell'abito fatto di nebbia. «Vieni, bambina, riscaldati», le disse. La piccola si vestì e sorrise con gioia. Navigò attraverso acque scure e nefaste, su una barca che sperava la portasse a casa. Ma la fame era implacabile e il suo animo avvilito. Apparve allora il pesce reale che le offrì una delle sue tante pinne. «Vieni, bambina, riempiti lo stomaco», lei mangiò. E ancora una volta sorrise con gioia. Continuando a camminare, giunse nell'oscuro cuore della foresta. Apparve allora il destriero d'acciaio con uno splendido rocchetto d'oro. La creatura non disse nulla, ma la bimba si avvicinò e afferrò ciò che pensava fosse un altro dono. Il cavallo si infuriò e convocò gli altri mostri. Un vento selvaggio si alzò tra le bestie, terrorizzando a morte la fanciulla. All'improvviso apparve una strega, tenebrosa e regale. «Hai ricevuto dei doni, ma hai voluto di più», ringhiò. «Di più? Ora ci è dovuto». In un lampo venne imprigionata in uno specchio. Ecco, ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto 6 mesi? In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora, grazie al cielo. Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Fala brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Io e la mamma adoriamo questa canzone. Ci siamo quasi. Ecco, tesoro mio. Non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola.
Con quello che ho visto non è paranoia. Rose sta bene. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. Che... ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Via! Mia! Oddio! Chris! Ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Segna al sicuro, signore. Portatelo via. Togliele le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo. Ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci! Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Cristo.
stai parlando? Dov'è Chris Redfield e Rose? Che passa? Questo è un canale riservato. Non ho ancora capito. Cazzo. Che diavolo è successo qui? Cos'è successo? Ma dove diavolo mi trovo? Ah.
Che cosa hanno fatto? Saranno scappati via all'improvviso. No! No, no! Calmo! Calmo! Chi sei? Chi ti manda? Nessuno. C'è stato un incidente sulla strada e... Che succede? No... Cos'era quello? Hai un'arma? Cosa? Dimmi che hai un'arma! No, perché dovrei? Soltanto questa! Prendila! Prendila! Dimmi cosa c'è là fuori! Ehi! Ehi, vuoi ascoltarmi? Ehi! Ah. Ma cosa? Merda! Un cadavere! Ce ne sono altri! Cristo santo. Che cosa è successo a questo posto? Lasciami! Merda! Ma che cazzo era? No! Stai indietro! Ma che cazzo? Ah!
circondati. Sono finiti? Salve. Se per caso ci sono sopravvissuti, venite da me. Venite a casa di Luisa, vicino ai campi. Sopravvissuti? Non finiscono mai! Merda! Oh.
Aspetta, aspetta. Nella vita e nella morte rendiamo gloria. Ehi, non puoi stare qui, è pericoloso. Ma che diavolo? Ehi, mi hai sentito? Sei tu il padre della bambina. Bambina? Aspetta, parli di Rose. Lei è qui. Rose, sì. È in grave pericolo. Da quando madre Miranda l'ha portata al villaggio è calata l'oscurità. Di che stai parlando? Di quei mostri? La campana del castello annuncia il pericolo. Arrivano! No, ferma! Dov'è Rose? Chi è madre Miranda? La campana ci ha avvertito. Stanno tornando di nuovo. Rose è qui.
chiudi la porta. Ti prego. Ehi, cosa ci fai qui? Stai indietro. Ti prego, non farci del male. Ehi, tranquillo. Non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti? No. Sono tutti a casa di Luisa. Ma lei non risponde. Il cancello è chiuso. Stai zitta. Non è uno di noi. No. Qui siamo troppo esposti. Lui ce la fa a camminare. No. Uno dei mostri l'ha ferito. Ha perso molto sangue. Dobbiamo entrare in casa di Luisa. Shh, piano. Troveremo un modo. Restate qui, in silenzio. Cerco un modo per aprire il cancello. Resisti, papà. Andiamo, via libera. Sei presa comoda. Non c'è di che. Non è abituato a dipendere dagli altri. Perdonalo. Qui saremo al sicuro, vero? Sempre meglio che là fuori, questo è certo. Ehi, hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Prova a resistere ancora un po', papà. Perde molto sangue. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta,
Gridare attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Stai indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No, sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai. Beh, se Elena si fida, mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Di qua. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan, accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro. Quei... poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori da qualche parte a cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto, è in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. O Altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Persi in tenebre eterne, perché ci affiatiate mani dei mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Prendiamo gloria, madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega! Quella stronza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cazzo stai facendo?
Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! 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 Padre! Elena, no! Stai indietro! Lasciami andare! Oddio! No! No, ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Lascialo andare! Elena! Adesso basta! Dispiace, padre. Ehi, ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme! Devo uscire di qui. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta! Che cosa vuoi fare? Stai indietro. Con questa possiamo scappare. Ethan, stai bene? Sto bene. Fammi provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci! Tranquilla, e non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Andiamo, reggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano!
Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare. Non riesco a capire. Questo posto è fottuto. Perché cazzo sta succedendo ancora? Merda! Che succede? Basta! Madre Miranda! Ehi! Ma chi era? La morte. Sì. La morte è giunta per tutti loro. Immagino porti al castello.